oggi vi insegno a fare la pizza salata di Alma. Visti che ci vuole per fare la pizza salata? Allora, ci vogliono 3 uova, un vasetto di yogurt, 2 salsicce, la farina, il parmigiano, l'olio di semi e il latte e una bustina di lievito salato. Va bene. Rompiamo le uova. Torlo e albume. Abbiamo aggiunto lo yogurt bianco, non dolce, perché è una pizza salata, non va la roba dolce. Poi aggiungiamo le salsicce. Un vasetto dello yogurt, ne mettiamo 1 di latte. Tutto? Basta. Aggiungiamo 2 di parmigiano. Mezzo di olio di semi aggiungiamo. Quindi rendiamo metà? Sì, metà. E 3 di farina. Giriamo, amalgamiamo tutto bene. Senti che profumino. Si sente, eh? Si sente il profumo buono. Sentite. E dici mangi, mangi. Adesso poi quando l'inforni, che la stai cuocendo, sentirai un profumo. Ci metti la carta sotto, dove c'è una? La carta al forno. A più qua. La mettiamo nella teglia. Piano, pianino, senti che profumo proprio, ed è buona. La mangeresti cruda? Eh? La mangeresti così cruda? Quasi. Adesso l'inforniamo a 170 gradi ventilato. Sono 20-25 minuti, si controlla, altrimenti si danno altri 5 minuti. Adesso facciamo la prova a stecchino per vedere se è asciutta dentro. Questo me l'ha insegnato mia madre. È cotta, vediamo un po'. È asciutta. No, resti. Altri 5 minuti e poi è pronta. Allora, la pizza salata è pronta. Adesso proviamo a tagliarla per vedere com'è venuta. Allora, piccole. E largo e lungo. Perfetta. La gente è bella. Se vi è piaciuta questa ricetta, provatela. E ci vediamo alla prossima ricetta di dolce.